al TG regionale per sordi. Un plico anonimo contenente un proiettile e indirizzato al ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato intercettato al centro meccanografico di Poste Italiane di Sesto Fiorentino. Sul posto è intervenuta una squadra di artificieri dei carabinieri che ha ispezionato la missiva. All'interno un proiettile calibro 22 avvolto in carta stagnola. Sulla busta l'indirizzo composto con ritagli di giornale, dove si legge Ministro Duce. Matteo Salvini, Camera, Roma. Sono in corso indagini della polizia. Tutto sommato è tranquillo, anche se continua a ripetere di essere innocente Antonio Logli dopo la sua prima notte trascorsa in cella alla casa circondariale Le Sughere di Livorno. È quanto si apprende da fonti carcerarie. L'uomo è stato arrestato ieri sera, dopo la conferma in Cassazione della condanna a 20 anni di reclusione per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa. Logli ha incontrato gli educatori e si trova detenuto all'interno di una cella singola. Il marito dell'imprenditrice pisana, svanita nel nulla la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, ha avuto un breve colloquio con il garante dei detenuti del comune di Livorno. Nel processo che si apre il 17 luglio per la morte di Niccolò Ciatti, 22 anni, fiorentino deceduto dopo essere stato colpito a calci e pugni in una discoteca di Lloret de Mar, il 12 agosto del 2017, la metro città di Firenze e il comune di Scandicci saranno rappresentati dalla stessa città spagnola. È quanto si apprende in una nota diffusa dalla città metropolitana di Firenze. L'udienza si terrà nella provincia di Girona. Si dovrà stabilire chi sarà processato per avere assassinato Ciatti. A distanza di quasi 2 mesi e mezzo dalla morte di David Solazzo, ad oggi non è ancora pervenuta alla Procura di Roma alcuna documentazione da Capoverde, nemmeno la relazione dell'autopsia, e ciò nonostante le plurime richieste che la competente ambasciata italiana ha comunicato di aver avanzato alle autorità capoverdiane. Lo dice in una nota l'avvocato legale della famiglia del giovane cooperante fiorentino trovato senza vita nella sua abitazione a Capo Verde. Un ambulatorio abusivo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza in un appartamento alla periferia di Firenze. A gestirlo sarebbero stati 2 cinesi, che sono stati poi denunciati dalle Fiamme Gialle per esercizio abusivo della professione medica. Nell'ambulatorio trovati, spiega la Guardia di Finanza in una nota, molti farmaci, anche scaduti, flebo, siringhe e attrezzature varie. 3 persone sono state arrestate dai carabinieri in esecuzione di misure di custodia cautelare per presunte truffe e furti ad anziani a Firenze. L'inchiesta, condotta dai militari del nucleo operativo della compagnia Firenze Oltrarno, con il supporto in fase esecutiva dei colleghi di Pistoia, ha portato in carcere un uomo di 62 anni e 2 donne di 60 e 23 anni, a cui sono stati contestati 4 episodi che si sono verificati tra giugno e novembre 2018. Ritenuti responsabili della rapina di un Rolex da 23.000 euro avvenuta a Firenze in via Saba il 3 ottobre 2018, vittima un ultra settantenne, 3 uomini sono stati arrestati dalla squadra mobile di Firenze in esecuzione di misure di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari. I tre
tutti di origine napoletana, sono stati fermati in due, età 34 e 48, lo scorso 4 aprile, l'ultimo un 34enne il 9 luglio scorso. All'identificazione dei tre si è arrivati grazie soprattutto alle telecamere in strada. Piombino resta un impianto strategico per l'azienda. L'incontro convocato al MISE ha portato una rinnovata fiducia nel rapporto tra l'azienda indiana e il governo italiano e impresso un'accelerata nel percorso già avviato. Così, in una nota, JSW Steel Italia, proprietaria dell'acciaieria ex Aperpi di Piombino, commenta l'incontro di martedì a Roma per fare il punto sul piano industriale e occasione per comunicare gli investimenti garantiti fino ad oggi. Dall'attivazione dei tre laminatoi con l'impiego di 700 lavoratori all'investimento in capitale circolante di 170 milioni di euro. Al campus delle scienze sociali dell'Università di Firenze è nato First Lab, laboratorio di innovazione istituito con un protocollo d'intesa triennale da 4 milioni di euro. All'interno del laboratorio, i migliori giovani talenti dell'area delle scienze sociali dell'Ateneo Fiorentino cercheranno di sviluppare soluzioni innovative per alcuni dei grandi problemi che affliggono le grandi città. I primi gruppi di lavoro, composti di circa 4-5 tra studenti, neolaureati e dottorandi, sono già stati individuati grazie alla collaborazione dei docenti di varie aree e da settembre cominceranno a confrontarsi con temi quali il turismo intelligente, la mobilità e la semplificazione amministrativa. E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana. Nuvoloso in mattinata con possibilità di locali rovesci sulla costa centrale. Nel pomeriggio condizioni di marcata variabilità con rovesci sparsi e temporali nelle zone interne. Tendenza a miglioramento in serata. Venti deboli occidentali. Mari poco mossi. Temperature minime in aumento, massime in lieve diminuzione tra i 28 e i 31 gradi in pianura. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Arrivederci.